welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati, anzi vi diamo il bentornati io e il mio occhio che pian piano sta guarendo e veramente spero alla svelta perché sono piuttosto stufo, vi diamo il benvenuti nel mio angolo LOL Surprise, perché oggi, ebbene sì, manca un mese e qualche giorno all'inizio delle scuole. E molti di voi stanno dicendo: basta, Zumi, per favore, ti prego, bando la scuola, chiudi questo video, riscaldaci. E invece no, perché io sono andato in giro, sono andato a fare shopping, eccetera, eccetera, e mi sono imbattuto in una cartoleria. Quale cartoleria da centro commerciale? Quelle che si chiamano cart, mi sa che sono in tutta Italia. Ebbene sì, perché finalmente possiamo andare a scuola con le LOL Surprise. E chi va alle medie, chi va alle superiori, le LOL Surprise sono per tutti, vanno bene per tutti. Loro c'è veramente tantissima roba, i quaderni, gli astucci, gli zaini, le sacche per la palestra. E io, non chiedetemi cosa me ne farò, molto probabilmente diventerà la mia agenda annuale. Mi sono portato a casa e anzi oggi andremo a scoprire insieme il diario delle LOL Surprise. Lo volevo a tutti i costi, doveva essere assolutamente mio. Comunque l'ho trovato in questo negozio che vi dicevo, l'ho pagato 13,99€ ed è distribuito da Giochi Preziosi. E oggi insieme a voi voglio sfogliarlo, voglio scoprirlo perché è veramente pieno zeppo di cose. E basta, bando alle ciance e cominciamo con questo Back to School con il diario delle LOL Surprise. E rieccoci qua sui family, direttamente catapultati nella mia postazione con in pole position il nostro diario delle LOL Surprise. Questa è la copertina completamente rigida, fronte e retro, come vedete qua 13,99€, e questo qua è il simbolo del negozio che vi dicevo, è distribuita da Giochi Preziosi ed è totalmente originale MGA. Ok, copertina nei minimi dettagli, curata benissimo. E qua abbiamo già in prima paginata le nostre fantastiche LOL. E come vedete già notiamo che sono raffigurate solo le LOL della prima e della seconda serie. Qua mettiamo le nostre intestazioni, ovvero il nostro nome, il nostro cognome, la scuola che frequentiamo, la classe, l'indirizzo. E qua va messa una vostra foto, un vostro selfie. Vabbè, qua l'angolo degli orari. Poi in queste due pagine troviamo l'angolo delle dediche, non so, delle frasi che vi piacciono, delle frasi che vi dedicano i vostri amici, eccetera, e poi l'angolo delle firme. Ovviamente non potevano mancare minigame con dedicati agli indizi che troviamo nelle ball, e qua verrà fuori, eliminando questi indizi che ci danno, eliminandoli, verrà fuori una frase che va a completare questa. Ottimo. Ed ogni mese, una curiosità, è praticamente descritto da un messaggio segreto, da degli impegni del mese e dai compleanni del mese. E poi qua comunque si comincia, settembre, comunque non c'è niente di particolare nelle pagine. Dovrete lollizzarlo voi, come farò io. Dal primo di settembre comincerò a lollizzare ogni singola pagina con tutti i miei impegni, con magari i vari saluti che devo fare, perché a settembre comincerò anche con i saluti, vi segnerò tutti alla fine del mese, chi devo salutare, eccetera. E qua comincia ottobre, qua c'è un'altra nostra lollina, solito discorso di prima, e comunque sempre, 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 sempre tutto dedicato alle nostre LOL. E poi qua c'è alla mia festa. Io penso che questo alla mia festa sia dedicato alla festa di Halloween, che è il 31 ottobre, e qua dovete mettere la lista degli invitati. Vabbè, qua c'è novembre, sempre il solito discorso, guardiamo, guardiamo, guardiamo se c'è qualche inserto a dicembre, essendo Natale. Ah, qua bisogna mettere la top 10, adoro, molto probabilmente la top 10 delle musiche che vi sono piaciute, però noi faremo una top 10 delle lolline, come già sapete. E poi qua arriva dicembre, non so cosa mi rappresentano le api, ah sì, perché comunque Queen Bee è rappresentata più o meno, è vestita come un'ape, e c'è Queen Bee con una borsina, sì, perché vabbè, è dicembre, c'è lo shopping per le feste, per i regali e tante altre cose. Ok, andiamo al 25 dicembre, vediamo se è stato decorato, perché se no ovviamente lo decoreremo noi.
E a voilà, e al 24 dicembre, ovvero la sera della vigilia, c'è la lista dei regali che dovete farvi fare. Poi i compiti delle vacanze, perché anche le nostre LOL vanno in vacanza. Che bello! E per comunque per queste settimane di vacanze ci hanno dedicato un po' questo, per la vostra gioia, i compiti. E qua c'è gennaio, solito discorso. Sempre comunque. Ah, il gennaio non parte dal primo, parte addirittura dal 7, quindi il giorno dopo l'Epifania, il giorno dopo le Befanacce. Perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti e guardiamo l'inserto. Il mio sport preferito, mi piace perché io non ho sport preferito, a dire la verità. Vado a camminare, mi piace quello, esatto. Poi qua abbiamo febbraio, si va avanti, febbraio dovrebbe essere il mese di carnevale. Guardiamo se l'hanno dedicato a carnevale. Guardiamo, no, l'hanno dedicato a San Valentino con il labirinto a forma di cuore e voi dovete arrivare al fiocco in mezzo. Vabbè, qua marzo, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, guardiamo se c'è qualcosa inerente al carnevale o la Pasqua. La mia canzone preferita, e qua bisogna scrivere il testo, quindi nessuna Pasqua, nessun carnevale. Aprile, guardiamo qua, vabbè, tutto il solito discorso. Guardiamo, guardiamo, guardiamo. Il bello viene in fondo, a dirvi la verità, di questo diario, eh. Ah, ok. Ad aprile non viene dedicato nulla, le LOL non festeggiano Pasqua. Maggio comincia, vabbè, il caldo, eccetera. Guardiamo cosa si nasconde alla fine. Guardiamo. Wow, wow, wow. Allora, 31 maggio e poi qua c'è si balla un altro inserto. Musiche vostre preferite da ballare e mi piace ballare perché ovviamente qua abbiamo le nostre LOL ballerine. E poi qua alla fine c'è giugno, il mese che tutti aspettiamo perché comincia l'estate, si va in vacanza e questa qua è l'estate 2019, chissà quante novità e chissà quante LOL sono già arrivate. Qua ci sono comunque solito discorso, qualche giorno di giugno o vi completa tutto il mese? E no! Poi qua c'è tutta una serie di inserti per i compiti delle vacanze, sempre per la vostra gioia. I numeri di telefono, qua ci mettete tutti la rubrica del vostro cellulare, WhatsApp, eccetera. E poi una cosa fantastica che servirà per personalizzare il vostro diario, tutti gli adesivi, ed è fantastica questa idea, cioè io adoro, sempre adorato gli adesivi all'interno del diario e wow, non potevano non metterli quelle delle lolline. E poi qua niente, nessun più altro inserto, una paginata dedicata alla sigla LOL Surprise e buone vacanze 2019. E dopo aver scoperto il diario delle LOL Surprise, questo era uno dei primi video back to school. Diciamo un po' improvvisato, non me lo aspettavo di portarvelo subito così a fine luglio. Però comunque è uno dei tanti, perché poi quando rientro dalle vacanze comincerò a girare più tranquillo, andrò da Tiger, andrò di qua, andrò di là, eccetera, eccetera, e vi tempesterò di video back to school, consigliandovi comunque le cose più top da portare a scuola per essere sempre top, sempre adorabili anche a scuola, anche se vabbè molti di noi la odiano. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube, inoltre vi aspetto su tutti i miei social network, Instagram, Facebook, Twitter e anche Musical.ly, fatemi sapere giù nei commenti se questo diario vi è piaciuto. Io per adesso vi mando un bacio lolloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. E sì, domani parto per la Spagna.